Bene, ben trovati. In quest'ultima ora cercheremo di analizzare un nuovo caso, una realtà nata da poco a maggio, costituitasi a maggio, è nata, se posso dirlo, un pochino anche con la spinta del microcredito diocesano, microcredito Sant'Oronzo e quindi del progetto Policoro. È una realtà inaugurata il 15 ottobre, anche alla presenza di Sua Eccellenza l'Arcivescovo, Monsignor D'Ambrosio a Vernole, e siccome abbiamo qui tra i presenti Pierpaolo De Carlo, che è il presidente, a lui chiediamo, se vuole accomodarsi qui con noi, di riassumere in 10 minuti quello che adesso il professor Vitali ci ricorderà, ci riassumerà un'altra volta per chiudere questa esperienza formativa su fare impresa in parrocchia, partendo da un'esperienza proprio di impresa nata all'interno di una parrocchia con dei servizi parrocchiali. Perfetto, a te la parola. Io tengo il tempo selvaggio Sì, come prima. fai bene. Allora, la nostra cooperativa è nata quindi il 12 maggio, in realtà è una cooperativa che è stata gestata, diciamo così, almeno per un paio d'anni, nel senso che è venuta fuori come, diciamo, esperienza concreta di alcuni servizi che abbiamo svolto, che ho svolto in modo particolare nell'ambito della Caritas parrocchiale. E alcune volte anche in ambito diocesano, dei servizi quindi verso persone o famiglie svantaggiate. Da lì è nata l'idea quindi di muovere, insomma, dei passi più concreti che, diciamo, superassero il semplice servizio di aiuto, di sostegno a persone svantaggiate e si, diciamo così, integrassero in degli interventi, come ho detto prima, più concreti, che dessero dignità non soltanto alla persona magari più bisognosa, ma anche a quei giovani, a quelle persone che magari avevano, diciamo così, difficoltà di reddito per mancanza di lavoro. E quindi è nata questa cooperativa, si chiama EG186, il nome prende spunto dal Evangelii Gaudium, dal numero 186 di Papa Francesco, che parla proprio dell'inclusione lavorativa dei più deboli. Più deboli, ve lo ripeto, non sono soltanto nella nostra idea, insomma, le persone che hanno bisogno per difficoltà economiche, ma anche i giovani o persone che magari hanno perso il lavoro. E siamo nati da poco, svolgiamo diversi servizi, diciamo così, dall'agricoltura, dai servizi alla persona, il sostegno genitoriale, o per esempio la raccolta delle olive, o il taglio di prati, giardini. In realtà abbiamo anche dei progetti un pochettino più ambiziosi, come la coltivazione di prodotti a chilometri zero, la cosiddetta agricoltura sociale, per esempio. E poi abbiamo questa, diciamo così, ci è arrivata anche una proposta, quella di diventare, diciamo così, un punto di riferimento non soltanto per la nostra parrocchia o per il nostro territorio, ma per quella che è la vicaria un po' della zona, per cui abbracciare diverse parrocchie, dar aiuto a diversi gruppi di giovani o di volontari, per esempio all'interno di tante altre parrocchie che magari lavorano per modo di dire in modo molto gratuito, e perché secondo noi non c'è una grande diversità tra la dignità di chi deve essere aiutato e la dignità di chi non ha lavoro. Crediamo che appunto lo stesso servizio che viene svolto in modo gratuito nelle parrocchie possa in realtà essere anche, diciamo così, un segno concreto per chi ha bisogno, ma anche per quei giovani volontari o per quelle persone, insomma, che orbitano all'interno della parrocchia. Io spero di stare nei tempi. Sì, c'è ancora tanto di buono. All'interno della nostra cooperativa abbiamo sia giovani disoccupati, ma anche liberi professionisti, per cui abbiamo dei consulenti fiscali, del lavoro, gente insomma che ci copre un po' anche le spalle per quelle che sono il problema della burocrazia, dell'amministrazione, delle leggi. E abbiamo tante richieste da parte di giovani o di gente che vorrebbe lavorare. Purtroppo non riusciamo a soddisfarle tutte perché non abbiamo la bacchetta magica, però ecco, diciamo, è un'idea che sta prendendo piede, sta prendendo. Speriamo che lo prenda sempre più. Abbiamo già un piccolo terreno già coltivato e ne avremo un altro di oltre 5.000 metri a ridosso proprio del Parco delle Cesine.
su cui si può fare diverse cose, dall'agricoltura anche ad altre destinazioni d'uso, insomma. Per cui piano piano, insomma, si stanno aprendo tanti piccoli spiragli che porteranno sicuramente dei frutti molto positivi. E per Paolo, quindi in questi ultimi 2 minuti che abbiamo, la proposta in forma di, come dire, di problematizzazione che vuoi chiedere di analizzare insieme, quali sono i punti su cui vorresti chiedere aiuto rispetto a quello che già state facendo? Un nodo particolare, diciamo così, che devo affrontare, sto affrontando nell'ultimo mese, è proprio questo dell'allargamento della dimensione, della prospettiva della cooperativa. Per cui un conto è lavorare su un territorio che magari conosco abbastanza bene, un conto è iniziare a toccare realtà territoriali o parrocchiali che magari ho soltanto toccato così, diciamo così. Sì. E per cui ecco, io chiedevo anche a voi di darmi una mano sul come, sulle modalità, insomma, attraverso le quali poter individuare quelle persone di cui chiaramente devo aver fiducia, a cui poter dare, diciamo così, dei compiti di responsabilità all'interno della stessa cooperativa, perché abbiamo già ricevuto diverse proposte in questo senso, però chiaramente io da solo non arrivo a tutto. Nella cooperativa si può identificare in una sola persona e chiedevo appunto un aiuto in questo senso. Se capisco bene, quindi tu stai cercando, cioè il problema è cercare dei collaboratori, non dei lavori da fare. No, i lavori stanno arrivando, ma proprio dei collaboratori a cui dare fiducia e Cioè ci stai offrendo lavoro, se la risposta è cioè. Vabbè, insomma, scusa. anche, perché no? Perché no? Sì, possiamo vederla anche in questo modo, no? Per carità. Non vorrei Ok. creare false No, però stai illusioni, dicendo che se cercando dei profili da inserire nella tua cooperativa, Esatto. potendoli remunerare, quindi. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Non con stipendi da favola, chiaramente, perché non esistono, però ecco, comunque con quel minimo retributivo che garantisca la dignità, in base a quello che c'è da fare, insomma, all'operato. Si può? In questa fase, non so se stiamo rispettando. Abbiamo dato i suoi 10 minuti, ora Ok. il pubblico tranne me fa domande. Io vi tengo i tempi, vi interromperò se non farete domande ma interpretazioni in questa fase domande, dopo analisi, in questa fase domande di Domande. approfondimento di quello che ha detto, dove inevitabilmente ha asciugato molto, vogliamo sapere di più, quindi ti chiediamo questo, quello e quell'altro. Ok. Puoi stare Oh, qua. sì, sta qui. E lui ci può attingere al microfono, magari. Quindi non si cerca EG 186, no, Onlus non sta cercando attualmente nuovi lavori da inserire nelle proprie attività, ma dei collaboratori, ma forse più che dei collaboratori, delle persone in primis che condividano i principi di economia civile su cui la stessa cooperativa sta. No, cioè la mia domanda è questa: non stiamo cercando dei semplici collaboratori per le attività della cooperativa, ma in primis delle persone che condividano quei principi di cooperativa di tipo B e di economia civile, per cui con quelle persone poter anche arricchire l'organico della cooperativa e fare quei servizi. Questa è la domanda, mi sembra che era un po' incerta, io la giro appunto a domanda per capire. Risponde Beh, è ovvio, la domanda è più che pertinente. È chiaro che la cooperativa nasce da esperienze vissute in un determinato settore, che è quello parrocchiale diocesano, nell'ambito di servizi alla persona. Quindi è chiaro che chi si approccia alla cooperativa, chi è dentro la cooperativa, deve condividere in spirito e verità questi valori. E quello lo si capisce, voglio dire, con molta franchezza lo dico, già voglio dire a prima vista, più o meno. Ho, diciamo così, la presunzione di capire chi magari può darmi una mano, chi condivide queste cose e chi invece lo fa semplicemente per, diciamo così, avere quel minimo di retribuzione. Diciamo una linea che stiamo avendo adesso, per esempio, nel servizio di sostegno scolastico, è proprio questo, siccome abbiamo tante persone e ne abbiamo bisogno perché abbiamo un centro a Castrì, un centro a Vernon anche in un'altra parrocchia vicino, a Melendugno, quanto prima, chiediamo proprio che ci sia, diciamo così, la condivisione di alcuni valori, di non fermarsi semplicemente sulle quello che possiamo dare a fine mese. Ecco, quello è qualcosa che può avvenire sicuramente, ma non deve essere l'elemento, diciamo così, vitale del lavoro, della collaborazione. Grazie. Approfondisco la mia prima domanda, poi passo ad altri. Quindi gratuità, dono, fraternità, quindi economia, non meri collaboratori. No, assolutamente no.
la gente che è in cooperativa, nella mia in modo particolare o nella nostra in modo particolare, ma credo che sia un principio della mutualità sociale, chi fa parte della cooperativa deve mettere a frutto, deve essere stimolato, insomma, deve mettere a frutto quelli che sono i suoi doni e non rimanere ancorato soltanto al principio retributivo, perché altrimenti poi il periodo è abbastanza breve, il periodo di vita o del contratto o comunque della cooperativa stesso poi è molto labile e quindi breve, finisce subito. Perfetto, grazie. Avanti con le altre domande. Faccio da Valletto. Fabrizio, in quale settore urge personale? Allora, diciamo così, abbiamo bisogno di collaboratori in più servizi. In modo specifico, adesso ne abbiamo bisogno dal punto di vista, diciamo così, del sostegno familiare per le attività di laboratori creativi, diciamo così, educativi, rivolti a ragazzi, per esempio, tra i 3 e i 6 anni. Ma non solo, perché noi abbiamo diverse convenzioni anche con associazioni ed enti che gestiscono i fondi SPRAR, per cui parliamo di gente, di rifugiati, per cui c'è bisogno insomma di persone che siano anche formate in questo senso, all'interazione, alla relazione con persone che magari sono un po' più, diciamo così, staccate dalla cultura del territorio, no? Però ecco, uno di questi è questo settore, ma abbiamo anche altre, diciamo così, possibilità. Antonio, accennai ad avere 2 centri già attivi, uno intuito, diciamo, è sul sociale, quindi come laboratorio, e l'altro? No, sono 2 centri per il sostegno scolastico aperti sia a Castri e sia a Vernole. Ripeto, sono 2 centri già attivi, uno a Vernole e uno a Castri, e un altro lo apriremo a Melendugno a breve. Perché anche lì abbiamo avuto insomma l'idea di questa cooperazione con la parrocchia e avremo una convenzione anche con la parrocchia. E quando parlo di centri mi riferisco in modo particolare, lo ripeto, al sostegno scolastico e quindi tutto quello che comporta poi, diciamo così, i laboratori educativi o creazionali, insomma creativi per ragazzi o per adulti, l'uso di palestre per esempio, questo intendo come sedi, diciamo così, operative, come laboratori aperti, insomma. Allora, a Vernole abbiamo la scuola media, la scuola secondaria di primo grado, e a Castrillo stesso un'altra sede nella scuola, e a Melendugno invece avremo i locali parrocchiali. No, per adesso no. Per adesso no, perché riteniamo che questo è un progetto, voglio dire, che abbraccia l'ambito sociale, per cui sono, diciamo così, esigenze che si toccano già a livello parrocchiale. Con la politica c'è voglia di dialogare, ma c'è bisogno anche di avere insomma delle persone, insomma, che si dialoghi sulla stessa linea. Ecco. Non si può dialogare su questo settore, perlomeno, diciamo così, per vie traverse. La domanda che ho avuto è che hai citato le scuole. Sì. 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 Abbiamo una convenzione con il dirigente scolastico, sì, che è unico. Spero di sì. Ho avuto soltanto da fare con il dirigente. Valentina, volevo sapere, siccome la cooperativa si occupa di diversi settori molto variegati, se per ogni settore avete previsto un referente, perché immagino che tenere il coordinamento di settori così diversificati tra loro, con fasce di utenza diverse, sia piuttosto complesso. Sì,
Abbiamo diversi, diciamo così, chiamiamoli tutor. Abbiamo qualcuno che si occupa quindi del servizio del doposcuola. Abbiamo, tra l'altro, non ve l'ho detto prima, attivato due tirocini formativi per ragazzi appunto dei fondi SPRAR. E abbiamo un tutor quindi che segue questi ragazzi nelle attività di servizi, insomma, in agricoltura o insomma nella manualità. E dovremmo averne altri poi per altri servizi che via via, insomma, inizieremo ad aprire. Però si lavora così proprio, con dei referenti, ecco. Manuela, volevo chiederti se oltre che a portare avanti questi progetti che tu hai descritto, se state pensando anche a fare un po' di attività sul territorio di sensibilizzazione, formazione, informazione, perché suppongo che i collaboratori vengano anche da lì, no? Dal fatto che... Se state pensando anche a fare sul territorio un'attività di, non so, di sensibilizzazione, informazione, formazione, perché suppongo che i collaboratori vengano anche da lì, dal fatto di far crescere una coscienza critica fra la gente, ovvio, che crei poi il bisogno, come dire, di approfondire alcuni temi e di creare anche una coscienza comune che poi porta la gente a collaborare secondo quelle finalità e quei lineamenti che prima dicevi. Beh sì, già diciamo la presenza del Vescovo all'inaugurazione della cooperativa è stata abbastanza significativa, no? Perché comunque poi siamo persone conosciute almeno nel territorio di Vernone, quindi diciamo viviamo anche un po' di rendita in questo senso. La sua figura chiaramente anche insieme a Don Nicola o comunque ad alcuni altri membri della diocesi poi ha avuto il suo effetto. Poi oltretutto diciamo che siamo molto collegati con i servizi, con i centri d'ascolto dei comuni limitrofi e con i servizi sociali dei comuni, per cui bene o male ci si conosce. E infatti il 15 di ottobre l'inaugurazione, insomma, l'aula, insomma, era abbastanza piena, c'era un po' di gente. Ciò non toglie che, è chiaro, l'attività di sensibilizzazione, di coinvolgimento verrà fatta. E in questo senso stiamo preparando anche un convegno con un'associazione locale sul, diciamo così, l'esigenza dell'incontro, dell'accoglienza tra persone, diciamo così, diverse, ecco, che vengono un po' da altri territori. Volevo sapere se le persone che collaborano nella cooperativa, comunque voi avvicinate, sono strettamente collegate con, diciamo, sono persone praticanti, credenti, o anche persone che condividono i valori, che però non sono strettamente, magari delle persone praticanti, se in qualche modo vengono coinvolte, pur non essendo delle persone che abitualmente frequentano la chiesa, insomma. Sì, diciamo che come linea di, diciamo, di comportamento, insomma, non abbiamo, ecco, questa esclusività, nel senso non siamo chiusi soltanto con persone che siano praticanti o no. È chiaro che comunque i valori che devono contraddistinguere la cooperativa sono chiari, sono quelli, sono chi ci entra deve comunque in un certo modo almeno condividerli, poi se li mette in pratica oppure no, questo lo facciamo anche scivolare al momento. Però è chiaro, noi siamo aperti a tutti, a qualunque, infatti abbiamo tantissimi giovani, anche di parrocchie che sono, diciamo così, lontane da Vernone, che la parrocchia non la frequentano. Però è chiaro, se c'è un bisogno, se questa ragazza, questo ragazzo ha bisogno di lavorare ed è bravo nel farlo, poi ha questa sua, diciamo così, propensione, beh, è chiaro, va aiutato, no? Poi magari sarà anche la nostra testimonianza, questa è una forma di presunzione forse, però ecco, che magari lo aiuterà a condividere, a praticare magari alcuni valori. Ancora 2 o 3 minuti. Ancora.
Faccio io una domanda: quali sono i servizi che attualmente vanno per la maggiore? E che cosa viene richiesto di più? E quali sono i servizi che nel prossimo futuro attiverete? Allora, ve l'ho già detto, quello del doposcuola chiaramente è il primo che è partito, anche un po' in sordina perché comunque era il più richiesto al momento. Poi col passare del tempo abbiamo iniziato a pianificare attività di interventi nelle campagne, nei giardini, quindi abbiamo un contratto per un anno per la pulizia di Dure Rondò che il comune ha dato in gestione ad alcuni commercianti, che i commercianti hanno girato subito alla cooperativa. E poi facciamo un servizio di, diciamo, trattiamo e gestiamo il rapporto di lavoro con colf e badanti, e nel senso non siamo un'agenzia che trova le badanti, le fa venire, che ne so, dalla Romania o da posti così. E grazie ai lavori fatti nei servizi Caritas abbiamo creato una piccola rete interna o interparrocchiale, chiamiamola così, per cui abbiamo i riferimenti di alcune signore che vivono, diciamo così, da parecchio tempo nel nostro territorio e che abbiamo quindi una provata esperienza di onestà, sono molto brave, sono tranquille, e quindi le proponiamo qualora qualche famiglia ce lo chiede. Chiediamo un piccolo contributo di adesione alla cooperativa, sono una ventina di euro, 25 quando si fa la fattura, e la contrattazione del rapporto di lavoro avviene sempre dalla signora e la famiglia. Per cui, voglio dire, non c'è nessuna provvigione o percentuale. È un servizio che ci sta, diciamo così, letteralmente bersagliando, no? Perché ti chiamano, perché poi si sparge la voce e abbiamo anche un po' di difficoltà. E una cosa che vorremmo realizzare è quello di, diciamo, creare un supporto tra tutte le comunità, magari, che sono accanto a Vernole o attorno a Vernole, e creare quindi un gruppo da cui poi magari poter attingere. Oppure anche cercare che questo lavoro non venga svolto soltanto da gente cosiddetta mi serve una rumena, ma anche da gente, voglio dire, italiana, perché in fin dei conti è un lavoro come tanti altri. Se gli altri lo fanno, dico, perché magari no, non lo si può fare anche da noi. E abbiamo acquistato un biotrituratore, scusate se spazio da un settore all'altro, ma non sono abituato a stare da questa parte, quindi abbiamo comprato un biotrituratore per lo smaltimento delle ramaglie, quindi abbiamo le ramaglie sono gli scarti delle potature, e abbiamo una convenzione con un'azienda di biomasse che sta nel comune di Calimera, e la nostra idea, e per questo siamo stati scelti anche dal progetto Policoro Nazionale, credo Emanuele, no? Vorremmo realizzare un centro di raccolta di questo cosiddetto cippato, no? Di questo materiale che viene poi consumato in queste centrali di biomasse. Perché avendo soltanto una centrale nel nostro territorio, siamo costretti e vessati anche alle loro condizioni, ai loro prezzi e alle loro cose. Siccome ci sono tante aziende agricole nel nostro territorio, io le ho già interpellate tutte quante, e con un oleificio nella nostra zona stiamo tentando di avere le autorizzazioni per raccogliere, insomma, questo cippato. Non è facile, non è molto facile, però comunque ci stiamo provando. Una delle nostre convinzioni è quella che bisogna fare relazione e rete con tutte le altre cooperative, le altre, diciamo così, risorse sociali che sono sul territorio. Abbiamo un buon approccio con la cooperativa Speranza, per esempio, che è una cooperativa nata qualche anno fa nella Caritas diocesana. Abbiamo una convenzione con il progetto 70x7, che, diciamo così, tratta i detenuti in articolo 21, se non sbaglio, e in più abbiamo attivato questi tirocini poi formativi con due ragazzi del Mali. E presto avremo anche una ragazza di origine palestinese, che ha anche la nazionalità americana, e con lei faremo dei corsi, diciamo così, di conversazione in inglese per ragazzi del nostro territorio. E poi ci sono tante altre cose, insomma, che ci sono così in pentola con altre realtà della nostra vicaria. Diceva un parroco, dice, questa cooperativa può essere la cooperativa della vicaria, proprio perché non c'è, diciamo così, quell'indole imprenditoriale, no, assolutistica, per cui deve emergere la figura di uno, ma proprio perché invece può essere un'occasione di sfogo per tanti piccoli gruppi, magari locali, che
anziché costituire una cooperativa, no, in privato, magari potrebbero inserirsi e cercare magari di fare rete e creare un bel gruppo, una base molto più grande. Benissimo, abbiamo ancora una mezz'oretta, se c'è ancora una domanda o due, se no cominciamo con l'analisi. Allora, siamo partiti con 3 soci a maggio, ma lo dico anche se c'è il microfono, ma per ragioni tecniche, perché comunque dovevamo rispettare un parametro, quello dell'età, e io già lo sforavo perché superavo i 35 anni, ma in realtà questa idea è nata proprio grazie anche all'ausilio e al supporto di gente competente, per cui vi ho detto prima consulenti del lavoro, consulente fiscale, e operatori del servizio Caritas, con cui abbiamo condiviso tante ore di servizio gratuito, per cui c'è proprio quell'affiatamento per cui non si ha il minimo di dubbio, o c'è insomma fiducia completa l'uno con l'altro, perché se manca questo è difficile fare una cooperativa. E al momento quindi siamo 7 persone e presto, credo entro il novembre, dovremmo arrivare diciamo tra i 9 e i 10 soci. Alcuni di questi sono soci volontari, poi abbiamo dei soci finanziatori e poi il resto sono giovani o persone svantaggiate, diciamo così, quindi soci lavoratori. Prego. Aspetta un attimo, qualche altra domanda? Così, più quasi curiosità che domande serie. Attualmente siete in utile o in perdita? E come fate a coprire le richieste? Sembra di capire che ci sono molte richieste di lavoratori, non di lavoro, cioè anche magari di lavoro, però di lavoratori. Riuscite a, tra virgolette, ad accontentare tutti, trovare spazio per tutti? In che modo, per quanto tempo, sono soddisfatti? Allora, facciamo una piccola premessa, anche se Emanuele già lo sa. Diciamo, noi siamo nati attraverso l'uso dei voucher, i voucher dell'INPS, per cui abbiamo dato lavoro oltre 300, no, non vorrei dire una cifra, se non sbaglio sono 50 voucher fatti da maggio fino ad ottobre, insomma, sono tanti i voucher. E per un totale di, se non sbaglio, ho 7 o 8 persone che hanno lavorato, chi in modo più continuativo, altre magari in modo più provvisorio. Però all'inizio era un'esigenza, perché era un modo, la cooperativa, per dar sfogo a queste persone che avevano bisogno di lavorare, perché è inutile dare i pacchi della Caritas se poi questi non hanno la possibilità di provvedere ai loro bisogni, spendendo i loro soldi, no? E dal prossimo mese sicuramente molti di questi saranno, diciamo così, avranno un contratto, sarà un contratto a chiamata magari, perché ovviamente non possiamo fare contratti a tempo indeterminato per tutti quanti, però ecco, la nostra idea è quella di si è concretizzata in questo senso. All'inizio infatti anche nella discussione dei business plan eccetera eccetera con Don Nicola, perché abbiamo avuto un finanziamento, diceva Emanuele prima, anche dal progetto, dal microcredito Santo Ronzo. Ma in realtà la cooperativa l'avevamo già finanziata con alcuni soci e ci chiedevano insomma di chiarire per bene, no? Di questi soci quanti sarebbero quelli lavoratori, quanti quelli volontari. Però ecco, la nostra idea era che non dovevo essere io direttamente a lavorare, ma la cooperativa di cui io facevo parte poteva essere appunto una buona occasione per creare reddito in famiglie che avevano delle difficoltà, e così è stato. Da novembre sicuramente buona parte di questi soci avranno dei contratti, avranno chi ha chiamata, chi magari un part time, perché magari ha la possibilità di avere una 407, però insomma ecco, bene o male accontentiamo qualcuno. Quindi siete inutile? Ma diciamo che siamo inutile, perché siamo inutile perché abbiamo avuto anche i 15.000 euro dal progetto Santo Ronzo, parte l'avevamo finanziato anche noi. E comunque fino ad oggi diciamo che stiamo riscontrando, l'andamento del lavoro è più che positivo, perché abbiamo abbastanza lavoro. Ecco, chiaramente vi ripeto, l'operaio, chi lavora in agricoltura non lavora tutti i giorni,
avrà i momenti in cui si lavora una settimana piena e nell'altra magari si sta 5 giorni a casa, però comunque, voglio dire, riesce a lavorare, prima invece non faceva neanche quella settimana. E l'utile, Pietro, l'utile in termini di economia sociale, non l'utile economico in termini di soldi, di risposta delle persone, di conoscenza, di passaparola, di rete sociale creata o non creata, quali sono le mancanze o se ci sono dei buchi, o se ci sono delle cose buone, perché insomma. Beh, cose buone ci sono sicuramente, perché, lo ripeto, questa è una cooperativa che in realtà ha avuto una gestazione precedente, quindi è nata dai bisogni delle persone e si è concretizzata per rispondere a questi bisogni. È chiaro che, dicevamo nella presentazione, la relazionalità è il punto fondamentale di questa cooperativa, per cui bisogna incontrare la gente, non bisogna chiudersi tra i 5 soci e sviluppare diverse attività. Io dicevo prima, la nostra è un'impresa, è una cooperativa flessibile proprio da questo punto di vista. Le diverse tipologie di servizi che facciamo sono anche, diciamo così, lo specchio delle diverse esigenze che percepiamo nelle persone che hanno bisogno. Molti di questi che sono entrati, che sono meno giovani, sono persone che hanno una precarietà sociale molto alta, difficoltà in famiglia, difficoltà proprio di reddito. Per cui entrando in cooperativa e garantendogli anche quel minimo lavorativo, li abbiamo un po' risollevato, diciamo così, quelle che potevano essere le sorti, la loro realtà. E un ritorno positivo c'è tanto. Insomma, ne parla, come no? Io ho evitato di mettere nell'ufficio della cooperativa la targhetta, perché dopo il 15 di ottobre della presentazione c'era gente in bicicletta che faceva giù, avanti e indietro nella via, perché c'era il numero 2 ed era quello dell'ufficio, però non c'era la targhetta, quindi non sapevano se fosse quello l'ufficio. Perché l'ufficio l'abbiamo ricavato all'interno di una casa dove abita anche mia madre, quindi ho detto, se metto la targhetta qua, dico, finisce pure la pace per mia madre, che è un'anziana che sta a casa. C'è il ritorno, c'è. Il problema è che non riusciamo a dar sfogo a tutti, ad aiutare tutti. Questo è un problema. Però chiaramente almeno un minimo, lo abbiamo fatto. Grazie mille. Abbiamo ancora una ventina di minuti, se vogliamo stare entro le 6, per fare l'analisi insieme e poter arrivare a proporre delle risposte sulla debolezza di quello che ci ha proposto, sui punti di forza che abbiamo visto e soprattutto per rispondere alla domanda, perché questo, come avete capito, è un caso abbastanza diverso da quello di Emanuele, che era un progetto di cui era più sensato fare l'analisi che abbiamo fatto. In questo caso, se vogliamo concentrarci per essergli utili e imparare l'esercizio noi, è quello di formulare ipotesi e creare un dibattito su: ok, ma dato quello che ci ha detto, dove può attingere? Già qualcosa è uscito per arrivare a rispondere alla sua domanda, cioè come trovo collaboratori di fiducia che vivano i valori della mia cooperativa, per poi poter costruire una solidità superiore. Abbiamo una ventina di minuti e poi ci diamo, se possiamo, abbiamo ancora 5-10 minuti dopo le 6 per una chiusura, pensieri e libertà di, così, di commiato e di chiusura della giornata da parte di chi l'ha vissuta oggi. Quindi c'è il microfono per interventi, proposte e suggerimenti. Rompo il ghiaccio io, se non vi viene in mente subito nulla. Ci diceva prima per Paolo delle collaborazioni, eccetera. Magari non l'ho colto io, mi sentirei di proporre di contattare, se già non fosse stato fatto, dei consorzi, dei secondi e terzi livelli, dei consorzi locali, dei consorzi nazionali, CGM, CONF, piuttosto che altri consorzi, che magari possono andare a dire su quali territori quale interlocutore andare a sollecitare per aprire un dialogo, approfondire, ma già fare una scrematura di
di senso e di valori, ecco. Gli ultimi 10 minuti sono i più duri, eh? È quasi finito. Si accumula un po' di stanchezza della giornata. Però almeno siamo, cioè, gli formuliamo qualche, così, qualche idea, presentiamo qualche proposta come abbiamo fatto prima, che magari nasce qualche pensiero che non era previsto, ecco. Mi viene in mente qualche altro, qualche altra proposta. Prima chi è che diceva la, che suggeriva di fare attività animative? Forse Valentina era? Manuela, non mi ricordo. Io invece condivido un'impressione. Quella che le finalità sono chiarissime di questa cooperativa, sia per tipologia sia per le persone un po' che la compongono e le motivazioni alla base. E non ci sarebbe per caso non ci sarebbe la necessità di trovare un core business un po' più forte per dare una stabilità, non un profitto, una stabilità economica alla cooperativa stessa e poi col tempo anche delle garanzie ulteriori a chi ci lavora dentro. I servizi che attualmente sono in piedi mi sembrano economicamente un po' debolucci attualmente. Sì, io stavo proponendo la stessa cosa, trovare delle fonti di finanziamento altre, quali finanziamenti europei o regionali, che possano comunque darti la possibilità di far vivere tutta la progettualità che c'è, no? In forma di richiesta da parte del territorio, potendo garantire dei servizi un pochino più a lungo termine, dando stabilità alle persone, certo. Sì. Noi avevamo già una procedura con Nidi della Regione Puglia. Sono stati chiamati anche a Bari, da Puglia Sviluppo. E l'operatore di Puglia Sviluppo, che ci ha seguito il tutor, ci ha consigliato. E siccome avevamo preso già il finanziamento dal microcredito Sant'Oronzo a dicembre, perché erano 6 mesi dalla prima fattura che avevamo fatto, di fare subito domanda ad Invitalia o al microcredito insomma regionale. È la parte loro questa. È la parte vostra. Ok. Io credo che, a mio parere almeno, uno dei punti di forza di questa cooperativa sia il fatto di mettere in comunicazione la domanda con l'offerta di lavoro. Un po' quello che accade nei centri per l'impiego quando e se funzionano bene, perché di solito le cooperative erogano servizi, quindi raramente una cooperativa svolge entrambe queste funzioni, quindi credo che questo sia uno dei punti di forza fondamentali. Non è facile trovare una risposta, una considerazione. Siccome è molto variegata la proposta e quindi anche le figure professionali che ne conseguono sono molto variegate, quindi mi viene difficile poterti rispondere. Posso darti una riflessione, facciamo così ad alta voce. Cioè, a seconda del settore le persone devono avere una loro specificità, una loro professione, una loro capacità. Nel momento in cui andiamo nel sociale, automaticamente rientriamo con delle specificità che devono avere delle lauree e automaticamente. Quindi bisogna capire realmente che cosa andate a fare. Per il dopo scuola già è diverso, quindi già un qualunque laureato, un giovane laureato che collabora in parrocchia, quindi diventa semplice andarlo a rintracciare contattando lo stesso parroco. Penso che questo sia stato il sistema con cui abbiate
trovato le persone per, come collaboratori in questo senso, oppure insegnanti in pensione e così via. Ma nel momento in cui si va ad entrare in ambito sociale, mi citavi gli SPRAR per dire come ambito, già ci vogliono delle figure professionali di un certo livello. Quindi non riesco essendo molto variegato, è una cosa positiva questa, molto variegata, perché d'altronde ci sono tante richieste e automaticamente c'è bisogno anche di tante persone di vario genere. Riesco a comprendere l'affermazione con cui sei partito, ho bisogno di tanto, anche perché diciamo la platea di servizi di quella cooperativa vuole fare in modo di attivare è davvero variegata, è davvero tanta. Quindi la proposta che faresti, conoscendo il territorio, dove mi sembra di capire delle professionalità sottoutilizzate esistono, anche con titolo, anche con esperienza, come proposta sì. Che ti sentiresti di fargli? A seconda del settore, per dire... Quello degli SPRAR, quello delle persone straniere, che gli proporresti ad esempio? Noi abbiamo tantissimi educatori. Noi chi? Come noi, come territorio, avendo la facoltà di scienze della formazione, quindi ogni anno la facoltà sforna laureati in questo settore, psicologi, educatori, quindi quello potrebbe essere un canale. Quindi convenzioni con l'università? Anche far fare dei tirocini agli stessi. Okay. Quindi la proposta tirocini. È tirocini e convenzioni con l'università, oppure? Questa è concreta anche. E poi realmente cosa si potrebbe fare? Vedere nei propri territori, perché quanto sto capendo è la parrocchia come trade union tra le varie cose, le varie parrocchie, generalmente coloro che si iscrivono all'università rimangono nelle cese, bisogna dire, salvo che non si spostano, bene o male li conosciamo noi nel nostro territorio, quali sono e quali non sono, e quindi contattarli nel momento in cui stanno sono iscritti all'università e cercare un po' di coinvolgerli. Quindi potrebbe anche iniziare quel discorso di fare formazione, iniziare a fare formazione con noi, con un discorso di volontariato all'inizio. Conoscendoli poi si può capire se può rimanere con noi, se può stare con noi, ma se non si conosce, anche una persona che te la indica, sì, però non è la stessa cosa. Un conto è sperimentare insieme, fare un cammino insieme, un conto è una persona che te lo dice, non è la stessa cosa. Grazie. Sono già nate un po' di proposte, se ne abbiamo ancora qualcuna, anche chi magari non si è sentito ancora di partecipare, se si sente, abbiamo veramente ancora 5 minuti di dare, se non una proposta concreta, una riflessione. Tante volte mentre si fa una breve riflessione diventa poi lo spunto su cui puoi fare, formulare, come ci ha fatto Antonio, giusto? Sono uscite due proposte, ad esempio. Cioè, è bello quello che hanno fatto, mi sembra. Per cui, usiamo gli ultimi 5 minuti con qualche... Se vi va anche... Non abbiamo sentito, mi permetto una piccola provocazione, una persona che sta facendo studi e ha ambizioni di lavorare nell'area sociale, mi attendevo una qualche forma di intervento. Beh, è una parola, cioè se ti senti, ma non per dare suggerimenti, per dire quello che ti evoca anche soltanto questo tipo di iniziativa, non è che c'è una proposta per forza, anche soltanto, tanto non siamo in prima serata sulla Rai 1. Se ti va di dirlo, se non ti va, glielo dici in privato, insomma. Qualcun altro gli vuole dire qualche cosa? O vogliamo fare così, parole in libertà per dire che ci sentiamo di come è stata questa giornata, così abbiamo ancora 5-10 minuti, poi ci salutiamo su punti di forza e debolezza della giornata, se vogliamo, o semplicemente, senza fare troppi punti di forza, dire in libertà sensazioni, emozioni,
che ci portiamo a casa e quale impegno possiamo darci, cioè a che servono giornate così se poi sono uniche, oppure se riusciamo a fare, che ne so, una rete interna, scambiarci contatti tra noi che stiamo qua e dare le gambe a qualche idea e sostenerci tra noi, in libertà. Io volevo soltanto mostrarvi, prima di salvare la cosa, l'ultima slide, che era molto importante. E credo molto in quello che ho scritto e l'ultima riga è l'indirizzo mail al quale, se volete, potete scrivermi. Quindi ora mi taccio, vi ringrazio davvero tanto per la partecipazione, la vitalità di questo scambio, che comunque fare 6 ore insieme è sempre un po' faticoso, e invece pur con un esercizio che per quasi tutti mi sembra fosse nuovo, mi sembra che siano usciti dei bei contributi. E ecco, poi lascio naturalmente anche la parte di Word che ho notato, questi appunti, per cui se fosse rimasto qualche cosa potete leggere gli spunti che sono usciti, le domande e i suggerimenti. Io vi ringrazio molto e mi sembra più bello che chiudiate voi, perché voi avete proposto e voluto questa giornata, quindi io vi ringrazio, ma trovo bello che voi la chiudiate, che non la chiuda io come ultimo intervento. Grazie davvero. Io volevo ringraziarti perché hai reso interessante una materia come l'economia, che notoriamente non lo è. Io personalmente non sentivo parlare di economia dall'università. L'unico esame che ho sostenuto di economia è stato economia delle imprese del terzo settore. Sono un assistente sociale. Mi è piaciuto molto il fatto che hai delle competenze trasversali e non settoriali. E mi è piaciuto molto quello che hai detto questa mattina quando parlavi del progetto che avete portato avanti a Monza e Brianza, quando hai detto che avete restituito dignità a queste persone e che fate in modo che comunque l'aiuto non venga soltanto erogato, ma aiutate le persone ad aiutarsi, quindi il principio di autodeterminazione, che è il fondamento poi di quello che chi come me opera nel sociale non può non condividere. Grazie per questa giornata. Ci stiamo spogliando. Sì, anch'io volevo ringraziarti davvero tanto. Credo che l'incontro di oggi sia stato importante, credo che se ci fosse una continuità in questo senso sarebbe utilissimo per tutti. E credo che se l'Italia, se il nostro paese ha una speranza, forse viene proprio da questi temi, da queste persone, dalle persone come te, come Pierpaolo, come insomma tutti noi che siamo qui, che lavoriamo un po' con questi principi, con questi valori, magari un pochino più in silenzio rispetto ad altri che fanno più chiasso, come dire, però credo che l'economia civile sia una grande chance per l'Italia in questo momento, perché è una delle grandi speranze, ecco, che abbiamo, forse l'unica, perché gli altri modelli economici sono andati tutti, ci hanno portato qua dove siamo arrivati. Ecco. Grazie. Grazie ancora, e io personalmente spero che ci sia una continuità in questo senso, ora non so come, dove e quando, però poi gli organizzatori vedranno loro. Grazie ancora. Grazie a chi ha organizzato il percorso. Grazie a chi ha organizzato il percorso. Ci sono già sicuramente degli altri incontri anche che possono completare il tutto, certamente. Grazie anche a te comunque. Io ti volevo ringraziare perché almeno 3 flash me li hai lasciati, e non me li hai lasciati solo per oggi, me li hai lasciati per il resto della mia vita. Non è un inutile pensiero, perché me le sono anche segnate le cose. L'economia ci, tu hai detto, l'economia civile non fa della media, non fa della moda, ma fa inclusione. E per tutti, anche per chi ha difficoltà. Più in là hai detto, bisogna avere un senso, una direzione e dare significato a ciò che facciamo. E onestamente ho scoperto un nuovo significato della parola competizione. Il fatto che competizione civile è chiedere insieme e non è chiedere contro.
Ti ringrazio di questo. Grazie a te. Economia che fino adesso non mi era proprio apparso. Sono contenta di aver trascorso questa giornata in questo modo, mi sento molto arricchita. Un augurio a tutti, penso che avrà molto molto successo, perché abbiamo bisogno di trasmissione di valori e di condivisione degli stessi. Io conosco persone che hanno studiato economia, solo economia, perché sono quelle meno, secondo me, umanizzate, persone a cui voglio molto bene, che mi vivono vicino, però proprio hanno una forma mentis completamente diversa. Nonostante siano brave persone, brave nel senso di... a livello relazionale, però acquisiscono una mentalità completamente diversa, solo quella del profitto proprio, anche nelle cose pratiche. Quindi penso che l'economia civile debba essere una materia da insegnare subito, soprattutto ai ragazzi, e quindi il concetto di prossimità deve essere un concetto ben chiaro da definire immediatamente anche tra di noi, perché potrà sicuramente apportare una grande ricchezza per tutti. Grazie. Grazie a te. Ma io mi godo questo momento da spettatore innanzitutto, anche perché ecco, mi balza subito all'occhio un studioso dell'economia civile, un proponente, forte proponente sul panorama nazionale e sicuramente concretamente anche nei suoi territori, a plurale, perché abbiamo capito che anche tu fai tante cose, e che il professor Vitali, che ringrazio insomma anche come così proponente ecco, di questo percorso con la piccola associazione Mar Rosso, ma vedo anche Pierpaolo, che è un po' il corrispettivo locale, pratico, concreto, di chi è stato capace, forse in un tempo non sospetto, di mettere in piedi una realtà di economia civile, qual è la sua cooperativa, nata anche in un tessuto diocesano, insomma, no? Per cui mi godo questa bellissima visione in questo momento e dico che è possibile. Che è possibile, e quindi cerchiamo di renderlo ancora più possibile. Non solo nella realtà di Pierpaolo, allargandola, arricchendola come già è previsto nei tanti propositi, nelle tante intenzioni, ma anche moltiplicarla come esperienza, no? E questo è un monito, un invito che faccio a ciascuno, che non restino soltanto appunti bellissimi, anche segnati insomma per inciso in posti che non sono solo la carta, ma che diventino realtà concrete, tangibili, e che vengano ulteriormente benedette e portate avanti con la collaborazione di tutti. Per cui mi allaccio all'ultimo grazie, che è quello anche a tutti voi per essere venuti questa sera, per esserci stati fino alla fine, per chi è già arrivato questa mattina, quindi per essere stati tenaci. Questo era l'unico appuntamento che prevedeva un po' la formazione per tutto il giorno quasi, no? La mattina e il pomeriggio. E un grazie speciale quindi al professor Vitali, che questa sera stessa lui ha deciso di andare a tornare in giornata, e già quando è arrivato stamattina non vi dico come stava, perché la giornata di ieri non è stata affatto facile, e a quanto pare neanche quella di domani lo sarà. Quindi un grazie veramente speciale anche per aver rinunciato, l'hai confessato questa mattina o questo pomeriggio, non ricordo più, all'appuntamento che era previsto questa sera, di quel momento inaugurale a cui lui oggi mancherà, pur essendo comunque un esponente di una realtà che è nata. E quindi grazie, perché hai preferito noi a, insomma, alle tue imprese in parrocchia o in diocesi o insomma in altri luoghi. Quindi grazie a tutti e a ciascuno. Continuiamo noi con il quarto appuntamento, comincia la fase dei don, perché gli ultimi due appuntamenti sono previsti ospiti docenti, due sacerdoti molto particolari e molto diversi tra loro, social media marketing e crowdfunding ecclesiale.
se volete scoprirlo, ci vediamo giovedì alle 15.30 questa volta. Prendete l'ora del Salento, ogni settimana ci stanno dedicando uno spazio. Una cosa che non ti ho detto è che ti farò un'intervista dopo, perché dobbiamo pubblicarla sul giornale diocesano, e quindi stiamo dando voce il più possibile anche a chi non è presente di questa iniziativa, non tanto per goliardia ma quanto per spirito di condivisione. Siamo convinti e consapevoli che questo laboratorio è uno strumento messo in mano della diocesi. Noi non traiamo profitto, anzi, per aver realizzato quello che abbiamo realizzato, era la pulce nell'orecchio, lo stimolo a tutta la realtà diocesana anche a interrogarsi su queste tematiche alla luce di questo anniversario particolare, che il direttore nazionale per le comunicazioni sociali, che si chiama comunicazione e missione. Ecco, noi volevamo fare missione attraverso una comunicazione nuova, diversa, parlando anche del digitale, ma non solo, parlando di tanti aspetti che ruotano intorno alle nostre realtà. E chiuderemo poi con Don Paolo Padrini, che è, per chi utilizza lo smartphone, l'inventore di iBreviary, che è l'app che racchiude il breviario, ormai una realtà planetaria perché è stata tradotta in 5 lingue ed è utilizzatissima. Ecco, sul tema dell'impresa digitale per le comunità ecclesiali ci soffermeremo soprattutto con loro due nella parte finale del laboratorio. Però, anche questo squarcio sull'economia di civile, l'economia di comunione, è veramente illuminante. Grazie ancora al professor Vitali, che torna a casa sua più tardi. E se volete, lui ha chiesto questa cosa, poi ditemi voi, ha chiesto di prendere l'ultimo volo possibile per avere la possibilità di restare con chi volesse ancora fare delle domande a fine laboratorio. Quindi, o semplicemente stare insieme per il caffè e parlarsi più in libertà, come vi va. Sì. Bene. Grazie davvero. Chi desidera, ci scambiamo qualche riferimento. Grazie a voi. Grazie per l'invito.